Benvenuti ragazzi, in questo video vi presento due nostri clienti, due nostri studenti, due persone preziose. Ci troviamo al Lago del Turano e in questo percorso possono accedere solamente persone che hanno raggiunto determinati risultati. E le persone che vi sto per presentare hanno raggiunto risultati straordinari sia nella sfera personale sia nella sfera lavorativa. Vi presento Diego e Cristina. Ciao ragazzi. Ciao Dani. Voglio che vi raccontino la loro storia, quindi gli farò delle domande, perché sono sicuro, ed è considerate questa la storia che io racconto di più. Ormai quando mi presento a persone che non mi conoscono, non racconto più la mia storia di cambiamento, racconto la loro storia di cambiamento, perché è veramente incredibile. Si sono messi tanto in discussione, soprattutto in un periodo molto delicato della loro carriera lavorativa, e quindi benvenuti ragazzi, sono Grazie. contentissimo di fare Grazie, questa chiacchierata con voi. Come dico sempre, le persone che si approcciano al nostro mondo sono molto diffidenti. Chi non conosce soprattutto il mondo della crescita personale, ancor prima di avvicinarsi, è molto in punta di piedi, cerca di capire, magari condivide alcuni miei messaggi, però si dice sempre: ah, vabbè, ma con me non funzionerà, oppure, ma sì, ma sono tutte cose che si dicono, ma poi tanto non cambia nulla. Mi ricordo che voi anche un po' vi siete approcciati in questo modo. Cosa è accaduto? Come è avvenuto il vostro avvicinamento al nostro mondo? Allora, il nostro avvicinamento a te, diciamo alla crescita personale, noi siamo partiti da un suggerimento di un amico, ma principalmente per incrementare o trovare, diciamo così, un piano B anche nel momento in cui il nostro business funzionava bene, che avevamo un'accademia di danza, per trovare un modo per poter guadagnare di più, diciamo così. E allora volevamo sentire trovare delle persone che ci potessero aiutare a capire come poter sviluppare al meglio questo. E Quindi per una questione prettamente lavorativa. sì, siamo partiti da quello. Voi avevate un'accademia di danza. Noi avevamo un'accademia di danza, facevamo i ballerini professionisti e giravamo un po' tutto il mondo, a livello comunque internazionale, lavoravamo formando e facendo lezioni di ballo. Quello che a noi interessava in quel momento era appunto riuscire ad automatizzare il nostro lavoro, quindi non essere più schiavi della struttura, ma riuscire a lavorare in modo tale da avere più tempo libero. Quindi Avete una questo era il struttura nostro. grande, Sì, ricordo. avevamo una struttura che era intorno ai 700 metri quadri e nel momento in cui ci siamo iscritti dal Sogno Successo avevamo intorno ai Sì, 1000 1000 iscritti iscritti. ogni Ok, che anno. comunque è Sì, è un un ottimo ottimo, risultato. assolutamente sì. Quando vi hanno parlato di me, mi ricordo che poi mi avete raccontato, comunque siete venuti con questa appunto diffidenza, cioè, ma cosa accadrà, ma cosa farà mai, ma cosa succederà mai? Cosa è accaduto lì e poi cosa è accaduto in quel momento, cosa vi siete detti e poi cosa è accaduto che invece vi ha fatto fare quel click e avete detto: ma forse qui può accadere veramente qualcosa. Io mi ricordo che su suggerimento sempre di questo nostro amico che aveva già fatto un percorso con te, mi parlava bene di questo percorso, però io ero sinceramente un po' scettico perché non pensavo che una persona potesse aiutare un'altra a star meglio o effettivamente a incrementare il proprio business, no? Vieni da esperienze del passato dove tante persone cercano di fregarti invece di aiutarti e quindi si parte molto scettici. Partiamo, Cristina era totalmente scettica, dice: ma dove stiamo andando? Stiamo perdendo giornate di lavoro, invece di andare a lavorare andiamo a sentire una persona che non sappiamo neanche chi è, che cosa dovrà Perché dire. molte persone dicono anche, che me lo scrivono a volte nei commenti: ma se lui sa tutti questi segreti, ma perché li dice a te? Cioè, se li dovrebbe tenere per lui. Sì. Sono pensieri che si fanno, Sì. assolutamente, quindi quando sento le persone che dicono questo, le capisco perché anch'io provavo le stesse cose. Soprattutto Cristina in quel momento che mi ricordo che eravamo in macchina e mi diceva proprio queste cose, Sulla no? strada di Parma. Poi una volta che siamo stati lì all'evento,
che ti abbiamo ascoltato, abbiamo sentito tutti i contenuti e tutti gli esercizi che ci hai fatto fare, e lì abbiamo capito davvero che avevamo bisogno. Io in particolar modo avevo bisogno di lavorare su me stesso. Quindi abbiamo capito che sì, era il business, ma principalmente era la sfera personale, perché sei andato a risvegliare delle cose che io in parte non vedevo, io non riuscivo a vedere. Sì, in realtà quando abbiamo partecipato ad Al Sogno del Successo, la cosa che ci ha colpito è che subito abbiamo cercato di mettere in pratica, ma ancora non avevamo gli strumenti, quindi probabilmente anche la nostra presa di posizione agli occhi degli altri è stata un po' uno shock, no? È stato proprio voler riportare le informazioni che avevamo acquisito in quei due giorni nel nostro team di allora, però chiaramente non eravamo ancora strutturati e non avevamo ancora le competenze per poter preparare un team ad un cambiamento. Sì, perché c'è un punto, no? Che quando tu capisci una cosa, in quel momento tu vorresti che la capissero tutti. E quindi ti poni agli altri in un modo dove non diventa utile, ma diventa quello che ha capito tutto lui, no? E questo l'abbiamo vissuto inizialmente. Poi, strada facendo, si sentono giudicati. Sì, sì, perché di fatto poi in parte un po' quello che era il nostro giudizio, no? Dice, l'abbiamo capito, vogliamo che lo capiscano tutti. Però poi dopo, grazie ai percorsi che abbiamo poi deciso di continuare insieme a te, abbiamo capito quale modalità migliore. Quindi diciamo che è partita l'esigenza da uno spazio lavorativo, volevate potenziare questa attività imprenditoriale che avevate, e poi è iniziato il percorso Experience e siete venuti ad un evento che poi lì insomma è iniziato un risveglio diverso che magari nemmeno vi aspettavate così. Assolutamente. Cosa è accaduto in questo evento a partire per ricominciare e poi quali sono state le conseguenze, che spero di non piangere, che già pianto tante volte. Partire per ricominciare per noi è stato l'evento innanzitutto, perché come ti raccontiamo tante volte, come raccontiamo tanto anche alle persone che incontriamo in quell'evento, noi abbiamo veramente svoltato, nel senso che la nostra vita andava tutto bene fondamentalmente per come percepivamo noi la nostra vita allora. Stava andando tutto bene, lavoravamo tanto, eravamo appagati a livello lavorativo, il nostro rapporto di coppia funzionava, ma eravamo sulla classica ruota del criceto, no? Per cui se scendi perdi qualcosa che hai acquisito e quindi rimani in quel loop per non perdere qualcosa. Quando siamo venuti a partire per ricominciare, abbiamo capito innanzitutto che gli errori fatti erano un qualcosa che ci stava servendo per crescere, per migliorare. E importantissimo per noi è stato il perdono non degli altri ma di noi stessi, del fatto che nella vita a volte ci puniamo, comunque non lasciamo andare quelle situazioni che ci hanno fatto soffrire, dove magari noi ci siamo portati ad avere un comportamento, punendoci, continuando a ritornare in quella situazione. Non ci permettiamo di essere felici. Spesso capita questo, soprattutto sulla base del nostro passato, quindi andare a comprendere a livello inconscio, perché di fatto per noi andava tutto bene, come diceva Cristina, però andare a sistemare sono cose che magari poi nascondi e non sì, puoi non vederle vuoi far vedere, perché, esatto. Non le vuoi far vedere perché è come se tu dicendo quello sei debole, perché poi c'è molto questa cosa, no? Cioè, quindi vuoi nascondere le difficoltà che hai vissuto, le tue delusioni, i tra virgolette quei fallimenti, che poi invece di fatto, grazie a quell'evento e poi a tutto il percorso, abbiamo capito invece essere proprio la nostra forza, cioè sì, dove veramente attingiamo, perché lì ci sono una marea di risorse che in quel momento noi non riuscivamo a vedere. Sì, in quell'evento noi siamo riusciti a lasciare andare perché c'erano situazioni che ci portavamo appresso da anni e che chiaramente ci condizionavano. Noi non lo vedevamo in realtà perché andava tutto bene,
ma quello che è stata la comprensione di quel passaggio ci ha portato poi a stare molto meglio, nel senso che riuscire a lasciare andare delle situazioni che ci avevano in realtà fatto soffrire, ma che avevamo messo, sai, cacci sotto il tappeto, e ci ha portato veramente a fare pace con noi stessi, fare chiarezza l'uno con l'altra, perché nonostante ci dicessimo sempre tutto, avevamo comunque paura di magari scendere in particolari o raccontare quelle piccole cose per cui magari tendi a non voler svelare proprio tutto di te perché non vuoi deludere l'altro. Mentre invece questo creava delle insicurezze. Il fatto di creare queste insicurezze ci portava inconsciamente ad avere un rapporto che non è quello che invece abbiamo ora, quindi completamente trasparente. Diciamo che poi quell'evento è stato proprio per noi, quando diciamo l'evento, è perché noi venivamo già da più di quattro anni che provavamo ad avere un figlio. Avevamo fatto, insomma, interventi lei, interventi io, avevamo fatto una serie di visite e quant'altro, che però non avevano portato a nessun esito positivo. Quando abbiamo fatto Partire per ricominciare e abbiamo lavorato sui nostri valori, sul perdono, abbiamo lavorato veramente andando in profondità e acquisendo una consapevolezza che prima non avevamo, mi ricordo che era fine novembre e il 14 dicembre, il giorno del mio compleanno, abbiamo concepito Evan. Quindi neanche un mese dopo. Un mese dopo. Il giorno del tuo compleanno. Il giorno del mio compleanno abbiamo concepito. Che non sapevo. Il giorno del mio compleanno. Sì. E mi ricordo poi che era il 16 di gennaio quando abbiamo scoperto che lei stava aspettando Evan. Sì. E cioè in quel momento non ci credevamo. Non ci credevamo, cioè diciamo impossibile. In realtà non avevamo anche associato subito questa cosa, perché comunque eravamo freschi di un evento e questa notizia ci aveva un po' così buttato nella lavatrice, no? nella centrifuga, ma perché anche lavorativamente eravamo nel pieno, quindi eravamo proprio all'apice di quello che era la nostra attività, perché avevamo un calendario programmato per oltre un anno, e quindi quando è arrivata questa notizia la mia prima reazione è stata: oddio, adesso il lavoro, cioè tanto l'avevo desiderato e tanto mi aveva poi mandato in confusione in quel momento. A me no. Ecco, no, lui subito è stato... A me no. Ma poi abbiamo realizzato che davvero era un qualcosa che era arrivato, perché noi davamo colpa al fatto che non arrivasse Evan dal fatto che appunto eravamo così concentrati sul lavoro. In realtà poi abbiamo capito che la concentrazione non era sul lavoro, ma era sul passato, e quindi lavorare a partire per ricominciare sul passato, come abbiamo detto, in pochi giorni ci ha portato. Come dico sempre, quella è la base poi per diventare anche imprenditori migliori, comunicare in modo più efficace, capire meglio il proprio pubblico, e voi avete fatto in questo senso un percorso straordinario. E stavo pensando, mentre parlava Cristina, che effettivamente poi l'arrivo di Evan, cioè del concepimento di Evan, che ancora non era nato, e ti ha portato questo allarme. Sì. Da energia femminile, giusto? Energia maschile, risolvo tutto, nessun problema, energia femminile. Oddio, si preoccupa, come facciamo? Di quello che accadrà. Ed è stato probabilmente uno stimolo ulteriore, perché voi siete andati veramente con l'acceleratore schiacciato, cioè vi ricordo che ogni cosa che vi dicevo voi, boom, subito vi mettevate all'opera e facevate, che è poi la cosa che fa la differenza. E probabilmente, correggetemi se sbaglio, il concepimento di Evan è stato un acceleratore ulteriore alla vostra svolta, cioè vi ha messo un po' il turbo nell'automatizzare, sì, nel diversificare. Assolutamente. Di fatto, sì, in quel momento ci sono stati tanti acceleratori, perché noi abbiamo scoperto che aspettavamo che saremmo diventati genitori da lì a poco, il 16 gennaio, ma come ben sai, come ben sanno tutti e si ricordano tutti, il 23 di febbraio è arrivato il Covid. Quindi noi ci siamo visti, che oltretutto eravamo un tuo evento e stavamo, sì, tornando a casa, ed eravamo in taxi che stavamo andando per andare a prendere il treno, dove abbiamo saputo
appunto che è arrivata la notizia che il giorno dopo noi non potevamo più aprire la palestra, perché abbiamo dovuto poi annullare anche tutti i vari appuntamenti già scossi dall'evento, quindi eravamo frastornati dall'evento, perché chiaramente una serie di contenuti, una serie di cose che stavamo comunque lavorando, in più questa botta, sapendo che lei stava aspettando e stavamo diventando genitori, ci siamo trovati anche senza lavoro dall'oggi col domani. Quindi questa cosa ci ha fatto riflettere ancora di più. Senza lavoro, fra l'altro, con mille idee, perché noi avevamo appena partecipato a Business Pro. Quindi Business Pro, torniamo a casa e notizia della chiusura. Notizia della chiusura, però all'inizio non si sapeva niente, nel senso che noi l'unica cosa certa era che il giorno dopo non avremmo potuto aprire, ma per quanto tempo, sapeva. E noi chiaramente vivevamo di quello al momento, perché avevamo ovviamente la nostra scuola, avevamo tutta una serie di impegni tra locali, congressi, discoteche, scuole dove insegnavamo comunque per altri. Tutto annullato dall'oggi al domani, quindi non c'era più niente. In quell'evento lì, in Business Pro, presento poi l'opportunità di partecipare alla Mastermind, che poi vi ha portato anche qui oggi, insomma, con i risultati che avete ottenuto, ed è un percorso ancora più impegnativo di quello che avevate appena terminato, sia in termini di impegno, ma anche in termini... Non avevamo neanche terminato. Eravamo in viaggio noi, perché poi dopo, quando tu hai fatto quella proposta, che è stato proprio in quel momento, è stato anche lì il momento di scelta, cioè di crisi totale, dove ci siamo trovati e ho detto: che cosa facciamo? Perché investiamo pur non guadagnando in questo momento? Esatto. Però tornando proprio da Business Pro, dove poi tu ci avevi dato una serie di contenuti e di strumenti anche per poter fare i videocorsi, capire come posizionarsi, come automatizzare i nostri prodotti e quant'altro, ci ha permesso di iniziare a fare quel processo. Quindi ci siamo praticamente attivati già dal giorno dopo a fare videocorsi, e non avevamo tutti questi strumenti, cioè chi è che sapeva parlare davanti ad una telecamera e quant'altro, però diciamo che attraverso il percorso siamo riusciti veramente a poter fare cose. Anche il fatto di fare... Sono proprio quei momenti spartiacque dove devi prendere una decisione che ti cambia la vita, cioè dove hai proprio un messaggio dall'universo, si sta proponendo questa opportunità, iniziamo un nuovo percorso con Daniele, con il nostro gruppo di pari, arriva nello stesso tempo il Covid, ci blocca il lavoro, quindi cosa faccio? Mi proteggo, mi chiudo, entro in protezione, salviamo il salvabile, oppure rischio ancora di più, investo ancora di più? Cioè, è stata una scelta per voi e il vostro gruppo, perché c'erano anche altri partecipanti insieme a voi, è stata una scelta coraggiosissima che poi inevitabilmente vi ha premiato nel lungo termine. Sì. E mi ricordo la sera che siamo andati a scuola a prendere poi tutto, perché di lì a poco poi hanno chiuso completamente la possibilità di muoversi di casa, quindi il lockdown, il primo lockdown è stato proprio chiusura totale, non si poteva uscire di casa se non per le cose di prima necessità. Quindi noi non avevamo più neanche la possibilità di andare in ufficio e di registrare o di proseguire con quello che era la creazione della landing, perché noi avevamo tutta l'attrezzatura in accademia. E mi ricordo che quando è andata questa notizia la sera, che il giorno dopo sarebbe stato tutto impossibile, noi la notte siamo andati, abbiamo preso tutta l'attrezzatura e ce la siamo portate a casa, come se fossimo dei ladri andare a rubare a casa nostra. Però di notte siamo andati a prendere computer, telecamere, le luci e abbiamo portato tutto a casa, proprio perché dovevamo lavorare e volevamo lavorare da casa. Sì, e poi quando hai gli strumenti, io lo dico sempre, ti senti libero. Ieri stavamo facendo un trekking qui con Diego, a un certo punto abbiamo chiacchierato un po', Diego mi fa: Dani, comunque, cioè, se non ci fosse stato tutto questo percorso, io adesso sarei in carcere, in galera. Avrei ucciso qualcuno sicuramente in questi anni, perché comunque la scuola poi è rimasta chiusa quasi 2 anni. Sì. Quindi se non ci fosse stata questa alternativa, che poi si è trasformata in altro, adesso ne parliamo, sarebbe stato veramente difficile andare avanti anche con il figlio che arrivava. Cosa è stato di questo percorso che avete fatto, quella differenza che ha fatto la differenza, e soprattutto come vi ha fatto sentire? Perché tante persone durante questi 2 anni sono sentite totalmente perse,
cioè senza obiettivi a lungo termine, senza poter progettare più nulla, senza sentire il controllo. Invece, come l'avete vissuto voi, grazie al fatto che avete preso quella scelta così coraggiosa? Io credo che sia veramente fondamentale farsi aiutare e non è facile trovare la persona giusta che ti aiuta, nel senso che, come infatti tante persone secondo me partono scettiche proprio da quello, no? Perché ci sono persone che hanno gli strumenti, persone che come te vogliono davvero aiutare le altre persone e danno tutto quello che hanno. Io credo che questo percorso a me mi ha permesso veramente di diventare l'uomo che ho sempre desiderato essere, che ho sempre quello che ti raccontavo, no? L'ho sempre ricercato molto negli altri, in altre figure, in altri uomini, perché pensavo che altri uomini fossero meglio di me. E allora dicevo, voglio essere come lui, voglio essere come lui. Dopo una serie di difficoltà che ho incontrato e persone che comunque tradimenti vari e quant'altro, ho ricevuto anche a livello soprattutto di amicizia, ho capito che ero io l'uomo, dovevo cercarlo dentro di me. E grazie a tutti questi strumenti, a questo lavoro che abbiamo fatto insieme, con te, con il gruppo di pari, con lo staff, con il team che ci ha supportato tantissimo, credo che mi abbiate dato l'opportunità di poter lavorare davvero su di me, acquisire gli strumenti che davvero in quel momento io stavo cercando. E la cosa bella anche di questo percorso è che non si ferma solo, cioè che non sei solo tu a dare, ma ti sei circondato veramente di tantissimi altri professionisti che apportano anche loro altre competenze. E questo penso che sia davvero quello che ha fatto la differenza per me. Grazie. Sì, per quel che mi riguarda, sì, anch'io ho imparato a sentirmi libera di essere me stessa, nel senso che un po' per paura di perdere, per paura di non essere all'altezza o per cercare di far capire che hai un valore quando magari non sei tu per primo a dartelo, lo cerchi nelle altre persone. Ero sempre più rivolta a dimostrare che non ad ascoltarmi. Con questo percorso ho iniziato davvero ad ascoltarmi e a prendere delle decisioni per me stessa. Prima le prendevo per compiacere, per accontentare, per non deludere. E invece fare questo percorso con te mi ha permesso di tirar fuori chi sono e mi ha permesso anche di comprendere che le reazioni degli altri sono sempre date dal percorso che hanno fatto. Quindi tante volte prima mi concentravo su quello che non mi piaceva o su quello che mi faceva soffrire di una persona o giudicavo il fatto che magari non avessero dei comportamenti che a me risuonavano o piacevano. Bellissimo, grazie ragazzi. Tutto questo poi vi ha portato, insomma, mi ricordo le tante occasioni in cui ci siamo anche confrontati poi nel percorso Mastermind, a prendere altre decisioni importanti, come ad esempio quella di iniziare a pensare, dopo una serie di tentativi che sono stati fatti, di chiudere la scuola. Perché? Perché nel frattempo vi siete costruiti fondamentalmente un'alternativa vera e propria, cioè quel famoso piano B che all'inizio era un po' un automatizziamo dei processi, eccetera, è diventato un piano B a tutti gli effetti, che Sì. poi è diventato un piano A. Sì. Cosa è accaduto in questa transizione e cosa fate oggi anche? Così chi guarda sa di cosa vi occupate. Sono state anche queste decisioni importanti che ci hanno messo più volte di fronte al bivio, cosa facciamo, cosa non facciamo, perché comunque anche la gestione della struttura non è la struttura, cioè noi chiaramente abbiamo costruito un'accademia di danza con numeri e un nome, ma è tutto quello che c'era a livello di ricordi, a livello di progetti, a livello di abitudini anche, perché il fatto di pensare, ok, da domani non giro più quella chiave, non apro più quel portone, è stato comunque anche lì un processo maturato col tempo, Quanti perché anni avete avuto la scuola? 11 anni, Undici anni. 11 È una anni, casa quasi.
no, quasi. Sì, 11 anni di una struttura dove noi abbiamo veramente alzato i muri, fatto qualsiasi cosa lì dentro, era uno spazio vuoto e quindi l'abbiamo veramente creata e sognata per come noi volevamo la nostra casa, perché noi la definivamo la nostra seconda casa. Ma ci siamo resi conto appunto attraverso anche il percorso che era un attaccamento, che eravamo lì più legati a quello che ci aveva dato che non a quello che ci avrebbe potuto dare ancora. E quindi liberarci un po' di questo ci ha permesso anche di alleggerire la mente e di avere più spazio per creare cose nuove. A me il fatto di fare questo percorso, come dicevo prima, mi ha fatto capire davvero che uomo volevo essere, no? E è stato come fare chiarezza proprio totalmente dentro di me. Quindi ho smesso di pensare agli altri, inteso faccio questa cosa per far vedere che, per dimostrare che valgo, per orgoglio. Sai benissimo, mi ha aiutato a fare un processo profondo sull'ego, perché anche da ballerino professionista sale sui palchi, devi dimostrare che vale, no? Sei abituato ai riflettori. Che a me il ballo mi ha salvato la vita in tanti momenti e quindi ne sarò sempre grato. Ma lì ho capito davvero che cosa volevo far da grande. Cioè lì ho davvero capito il perché sono nato. E da lì mi ha portato poi a vedere anche come lavoravi tu con le persone, a vedere il cambiamento delle persone, non solo in noi, ma in tantissime altre persone durante gli eventi. E io ho detto, ecco, quello che io voglio fare è proprio quella cosa lì. Voglio aiutare anch'io le persone a scoprire il loro valore, a scoprire il loro potenziale, a far capire alle persone, grazie a questi strumenti, ad aiutarle, che è possibile avere una vita differente. Quindi dovevo incontrarti, cioè non niente è un caso, no? Per acquisire questa cosa, questi strumenti, questa capacità, perché di fondo un po' sento che l'ho sempre in parte avuta, ma prima la facevo in malo modo perché non avevo gli strumenti giusti. E quindi permettendomi di fare questo lavoro su me stesso mi ha permesso oggi ci ha permesso oggi a nostra volta di creare percorsi dove lavoriamo con le persone che si affidano a noi e fare un percorso di crescita partendo chiaramente dalla sfera personale dove lavoro principalmente, che è la sfera legata alle emozioni e alla comunicazione, perché è la cosa che più nella nostra vita ci ha toccato. Infatti il primo percorso si chiama Inizia da te, proprio perché voi avete iniziato da voi la vostra svolta. Esatto. Quindi praticamente, cioè, questa cosa è pazzesca, infatti quando la racconto c'è un atto di coraggio, perché comunque il vostro è stato un grandissimo atto di coraggio, quello di iniziare questo percorso, soprattutto la seconda fase del percorso, è coinciso con un momento della vostra carriera dove si è bloccato tutto per 2 anni, che poi per assurdo dici vabbè, non vedevano l'ora di riaprire. No, in realtà poi quando hanno aperto, cioè tutto si è riaperto, mi ricordo e mi chiedevate, Dani, ma noi non è che vogliamo tanto riaprire. Perché vi siete creati una libertà economica e anche di tempo, perché poi questo lavoro lo gestisci in modo diverso, hai meno responsabilità, non hai l'affitto da pagare, tante spese che prima avevi, tante persone da gestire e ottieni economicamente anche risultati molto più importanti. Cosa è accaduto, giusto per rendere consapevole le persone? Lì è accaduto che le persone che ci vedevano, che hanno visto comunque il nostro cambiamento, perché alla fine posso raccontarla finché non voglia, ma di fatto la gente vuole vedere, no? E quindi hanno visto il nostro cambiamento, sia nel modo di comunicare, nel modo di porci, raggiungere risultati. In quel momento avevamo creato anche una piattaforma online con una serie di videocorsi che sono andati benissimo,
Però, come dicevi tu prima, sentivamo che sì, insegnare ci piace, ci piaceva, ma c'era qualcosa dentro che ci portava da un'altra parte. E quindi da lì abbiamo iniziato a creare questi percorsi di crescita dove le persone hanno cominciato a chiederci: ma quindi, ma che cosa state facendo? Ma non ballate più? Ma che cosa state facendo adesso di fatto? E allora hanno cominciato le persone che, diciamo, più vicine a noi ad avvicinarsi, anche grazie a dei webinar che avevamo comunque fatto, dove abbiamo poi proposto dei percorsi, e lì a loro volta hanno ottenuto risultati straordinari. Ma perché quando lo si fa col cuore e si hanno gli strumenti giusti e le persone si affidano veramente, non possono fare altro che ottenere grandissimi risultati. Questo ci ha permesso, come dicevi tu, di poter Scegliere. scegliere che stile di Bellissima, vita, parola bellissima. Poter scegliere scegliere. che stile di vita volevamo vivere in base a quello che potevamo fare. E chiaramente i nostri percorsi li abbiamo avviati da un anno, insieme a te li stiamo strutturando sempre meglio. Però ci sta permettendo di vivere la vita davvero come neanche la immaginavamo, perché se ti dico la verità, non potevo neanche immaginarmi di poter vivere la vita che stiamo vivendo ora. Quindi, insomma. Sì, sempre tornando un po' al discorso dell'Accademia, come dicevamo, capitando in un periodo di chiusura, tantissimi purtroppo hanno dovuto o comunque hanno subito quella situazione, chiudendo le proprie attività o comunque subendo il colpo. E tornando sulla parola scegliere, a me piace dire, raccontare questa cosa perché dico, non siamo stati obbligati a prendere quella decisione perché non avevamo un'alternativa e stava andando male quella situazione. Abbiamo scelto, nonostante stesse andando bene, di prendere un'altra decisione, di prendere un'altra strada, ma perché l'abbiamo fatto rispettando i nostri valori, rispettando quello che per noi era diventato importante, che era avere più tempo fondamentalmente per noi, che Bellissimo. era l'obiettivo iniziale per cui siamo venuti poi Esatto. al sogno successo. La strada è leggermente cambiata per arrivarci, ma l'obiettivo era quello, che poi è quello che facciamo con il mio team e con i nostri clienti, cioè li aiutiamo a raggiungere l'obiettivo, poi la strada che percorriamo può cambiare rispetto alle aspettative. Qual è stato il momento più emozionante che avete vissuto in termini proprio di svolta? Vorrei sentire ognuno di voi, c'è proprio un momento più emozionante e anche significativo in questi anni che avete fatto con noi. Una bellissima domanda questa. Per me il momento più significativo è quando ho visto chi ero e chi non volevo essere. A me il mio ego mi aveva dato tanto, perché affidandomi a lui avevo la mia certezza. Però era anche quella cosa che tanto mi dava, tanto mi toglieva. E vedere quello, riuscire a fare un lavoro profondo su quello, a me mi ha veramente cambiato dentro, ma proprio nel profondo. Il mio modo di parlare, il mio modo di stare con le persone, il mio modo di guardare le persone e di non giudicare, ma di cercare di comprendere, questo per me era utopia prima. Invece oggi vivo la vita proprio in questa modalità e mi ha dato l'opportunità di vivere. Come ti dico spesso, no? Tu mi dici: Diego, ma che... Dani, sono in pace con me stesso. Ti dico spesso questa frase, ma perché è proprio quello che sento. Quindi per me la cosa più forte, più emozionante è stata proprio quello, cioè capire davvero chi sono io, chi voglio essere, e capire che oggi ho gli strumenti per poterlo fare. Mi ricordo anche quando lavorammo in quell'evento anche sul rapporto con tuo padre, che ovviamente pensavamo anche ad Evan, e quindi questi tuoi cambiamenti, questi vostri cambiamenti poi si sarebbero inevitabilmente
tramandate in modo positivo a vostro figlio. Quindi poi a quel punto sai che lo fai anche per i tuoi clienti, se non è un figlio, ma in quel caso anche per essere un padre più presente, più consapevole, che non porta le sue ferite anche al figlio, alle persone intorno. Assolutamente. Il fatto di... Esatto, è proprio questo, hai centrato proprio il punto, cioè di rompere quella catena. Sì, mettere un punto. Mettere un punto, cioè romperla e crearne, generarne una nuova, proprio per donare a lui sensazioni, emozioni, diversi, strumenti diversi, perché quello è stato veramente una cosa forte, sì. Anche lavorare sul rapporto che comunque ho avuto con mio padre, le mancanze che da parte mia c'erano, le aspettative nei suoi confronti, e comprendere perché ha fatto tutto quello, mi ha permesso veramente di fare un salto quantico proprio dentro me stesso. Si vede. Io a livello di emozioni ne ho vissute veramente tante, nel senso che come a partire dal primo evento, quindi dal sogno al successo, che mi ha veramente portato a ricredermi su quello che era la mia idea iniziale, quindi di non aver bisogno, fino a poi a partire per ricominciare, dove veramente mi è cambiata la vita, e a tutti gli eventi poi mastermind che abbiamo fatto, dove abbiamo approfondito le tematiche. Però una cosa che adesso ripensavo è la lettera che avevo scritto a Dal Sogno al Successo, e quello che mi ero scritta come mio obiettivo di lì a 2 anni era esattamente quello che ho oggi. Quindi io mi ero immaginata noi due in un campo con un bimbo, quindi per me il campo equivaleva a dire vivere in libertà, vivere in natura con il nostro bambino, ed è quello che ho oggi. E rispetto a come ero prima, dove veramente non avevo tempo per me stessa, non avevo tempo per prendermi un attimo per riflettere, perché ero sempre in performance, quindi sempre attenta a dover stare sempre a posto, sempre col trucco, sempre col tacco, perché chiaramente quello era il mio ambiente. E oggi riesco a sentirmi bene in qualsiasi modo, e non mi sento più di dover dimostrare agli altri, perché quello che sono lo so e lo sento dentro di me. E per me questa è stata la svolta più importante, perché l'ho sempre invece subita, e per fino a quel momento la mia vita era stata per gli altri. Da lì è iniziata ad essere per me stessa. Sicuramente voi, come tutti, vi siete attratti perché le vostre storie, le vostre ferite, eccetera, avevano bisogno di incontrarsi. Poi a volte questi incontri diventano scontri, allontanamenti. Nel vostro caso è una relazione che dura da tanti anni. Cosa è cambiato da quando avete fatto questi passi di cui ci avete parlato? Cioè, cosa è cambiato nella vostra relazione di coppia, proprio nell'intimità? La relazione è, senza ombra di dubbio, è migliorata, perché comunque quando cominci ad avere degli strumenti che ti permettono di comprenderti meglio, e quindi comprendere l'altra persona, i bisogni dell'altra persona, il motivo per il quale ti sta dicendo quello, quindi siamo sempre in ambito di comunicazione, no? I valori, cioè che valori ha l'altra persona, quindi in che modo li vive? In che modo li vive, cioè quindi secondo quali regole vive quei valori, questo ha fatto una differenza non solo in campo di business, ma proprio in campo anche personale, relazionale, cioè ha cambiato tutto, veramente tutto. Ci se penso eventualmente alla quella che poteva essere una discussione prima, dove ognuno diceva la sua, a un certo punto sì, vado a farmi un giro perché così ci penso, adesso invece è ok, analizziamo la situazione, troviamo perché sta succedendo questo, che cosa ci sta spingendo entrambi a vivere questo momento in questo modo. E quindi prima magari c'era più un prendersi del tempo per ragionarci da soli. Adesso invece più prendiamoci del tempo per ragionarci insieme.
più alleati nelle scelte, bello. Per chiudere, cosa vi sentite di dire alle persone che ci guardano? Un consiglio? Immaginatevi una persona che guarda questa intervista, vuole cambiare vita, ancora non sa cosa fare, insomma, già gli avete dato tantissimi spunti. Qual è la cosa più importante che vi sentite di comunicare ad una persona che può aver bisogno? Sì, allora sicuramente il fatto che noi ci siamo sentiti nel tuo percorso e tuttora ci sentiamo accolti, ascoltati, compresi ed era proprio quello che cercavamo. Il fatto che qualcuno ci aiutasse ma ci guidasse in modo sincero. E quindi quello che io posso dire ad una persona che eventualmente vive un momento di difficoltà è che le persone come te, disposte veramente a donarsi, a donare e a donarsi, ci sono, e che fare questo percorso può essere veramente una svolta importante nella loro vita, perché per noi lo è stato. Io credo che avere paura all'inizio sia normale, perché sai quello che lasci, non sai quello che trovi, no? Cioè, comunque, fidarsi e affidarsi non è mai così semplice. E al di là dell'aspetto economico, al di là di qualsiasi cosa. Però io credo che le persone abbiano bisogno di un aiuto, di una persona che li guidi, che ha già fatto tutto il percorso, quindi sa che cosa c'è durante in quel percorso, e sicuramente di un metodo, cioè delle strategie che possano permettere, quelle stesse strategie che hanno aiutato quella persona che sta aiutando a duplicarle, cioè quindi a replicarle. E anche perché, se no, cioè, dico questo perché di fatto è quello che stiamo facendo, quindi il fatto di acquisire competenze, acquisire strumenti, conoscenze in se stesso o in se stessa permette davvero di poter cambiare la propria vita, di migliorarla e di migliorare il proprio business. Quindi questo è un percorso che sicuramente è per tutti, ma per tutte quelle persone che vogliono veramente fare un cambiamento nella loro vita. Quindi, cioè, noi possiamo solo parlarne bene, perché i risultati che abbiamo ottenuto sono veramente straordinari, però senza un aiuto non avremmo potuto fare tutto questo. Grazie ragazzi, bellissimo. Grazie a te. Grazie a te. Ah, che bello. Grazie a te.